Forse tutti non sanno che nell'elenco dei borghi più belli d'Italia, l'associazione, in collaborazione con l'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, ha inserito anche 3 comuni della provincia di Lucca: Coreglia degli Antelminelli, Barga e Castiglione Garfagnana. Oggi andremo a visitare Coreglia degli Antelminelli. Salendo dal fondovalle, Coreglia appare improvvisamente, adagiato su un lungo crinale che scende dall'Appennino, circondata da immense distese di castagni. Il nome deriva dal tardo latino Coreglia, che significa terra di scorrimento o luogo di passaggio, mentre Antelminelli è il nome della famiglia che ereditò dal celebre Castruccio Castracani il potere sul borgo e il territorio circostante. Dall'undicesimo al tredicesimo secolo, Coreglia lega le sue sorti a quelle di Lucca, da cui dipende economicamente e spiritualmente, trovandosi sotto la vicaria di San Martino. Per questo motivo rimane spesso coinvolta nelle feroci lotte tra Guelfi e Ghibellini. Dopo un assedio durato 58 giorni, nel 1316, il borgo viene conquistato da Castruccio Castracani, capo ghibellino, divenuto in quello stesso anno signore di Lucca, è nominato duca e vicario imperiale nel 1327, il primo a tentare la creazione di una signoria territoriale in Toscana. Nel 1341 Coreglia cade in mano ai fiorentini, ai quali la ritoglie Francesco Castracani, erroneamente conosciuto da molti come zio di Castruccio, ma bensì cugino e noto rivale proprio dei figli di Castruccio. Agli inizi del 400 il castello di Coreglia passa sotto la Repubblica di Lucca e per la sua fedeltà alla città ottiene nel 1562 la costituzione del comune tuttora esistente. Per quanto riguarda l'edilizia civile, Coreglia vanta un tessuto urbano d'origine cinquecentesca con diversi bei palazzi come quello comunale realizzato nel 1572 e attualmente sede del comune, il Palazzo Antonini, che vediamo in queste immagini, dove nacque Oreste Antonini, intimo amico di Giacomo Puccini, e il Palazzo Vincenti, dove qui nacque Benedetto Puccinelli, uno dei maggiori botanici italiani del primo Ottocento. L'importanza e la bellezza di questo comune sono sottolineate dalle due splendide chiese di San Martino e San Michele. Ci troviamo proprio di fronte a San Martino, chiesa preromanica tra le più antiche della Lucchesia. Eretta nel IX secolo, è stata ampliata nel X secolo con le attuali arcate interne, i sostegni, i capitelli e l'abside. Successive modifiche sono state apportate nei secoli XVI e XVII, mentre il campanile è del 1854. Questa è invece la chiesa di San Michele, un vero scrigno di opere d'arte, costruita intorno al 1000 a ridosso della fortezza della torre, trasformata poi in campanile. Pur trattandosi di modesta chiesa di un piccolo borgo, al suo interno sono custodite diverse opere d'arte interessanti, come questo fonte battesimale del XVI secolo e questo ambone preromanico raffigurante una mucca, molto probabilmente il più antico sostegno di pulpito di tutte le chiese della Val di Serchio. Eccezionale la coppia di statue di marmo raffiguranti la Madonna e l'Angelo Annunziante. La chiesa di San Michele si trova nella parte alta del borgo, dove merita soffermarsi per assaporare un'atmosfera ed un fascino del tutto particolari, con i suoi bei palazzi e tanti dettagli ben curati e conservati. Non possiamo lasciare Coreglia senza aver prima visitato il Museo della Figurina di Gesso e dell'Emigrazione. Così ci dirigiamo nella parte alta del borgo, nei pressi della chiesa di San Michele, e in via della Rocca troviamo il Palazzo Vanni, il cinquecentesco palazzo dove ha sede il museo. La visita è veramente molto interessante e da non perdere, anche per lo stretto legame che unisce la storia delle figurine a quella delle migrazioni. Appena entrati si resta subito colpiti da questo bellissimo presepe di fine Ottocento, allestito con figurine di gesso completamente prodotte nel borgo. Al suo interno si possono ammirare, distribuiti su 3 piani,
oltre 800 pezzi di gesso, bianchi o colorati, frutto della professione esercitata per alcuni secoli dagli abitanti del luogo. L'attività dei figurinai, già notevole nel XVII secolo, si intensificò in quello successivo, portando numerose famiglie a svolgere questo lavoro nelle principali città italiane, ma anche tedesche, francesi, svizzere, spagnole, inglesi e svedesi. Prima di andare all'estero, i figurinai si riunivano in compagnie di cui facevano parte anche ragazzi reclutati in paese e che avevano il compito di vendere i gessi nelle strade, usando questa tavoletta dove venivano infilate le statuine e posta successivamente sul capo. Tra i tanti figurinai emigrati all'estero in quegli anni, un riconoscimento particolare è stato rivolto a Mario Pisani, al quale è stata intitolata questa piazzetta, che a soli 13 anni emigrò in America diventando ben presto socio dell'azienda nella quale lavorava e titolare di una nuova fabbrica divenuta ben presto famosa in tutto il mondo. Continuando a passeggiare per le stradine del borgo, raggiungiamo la parte più alta del paese dove, nei pressi della Porta a Ponte, si trovano i resti dell'antica rocca. Da quassù un bellissimo panorama ci ricompensa della fatica fatta per salire. Ci troviamo nella media valle del Serchio, la parte nord-orientale della provincia di Lucca, un angolo di Toscana stretto tra le Alpi e l'Appennino tosco-emiliano, una zona di grande suggestione che unisce in perfetta simbiosi arte, storia e natura.